interessantissima ai confini. Il complimento col governo inglese per come in poco tempo, in maniera rapida, efficace, positiva, abbia presidiato quasi 600 km di frontiere e di confine, bloccando il traffico di esseri umani. La posizione fra il governo italiano e il governo inglese su questo è identica. Contiamo che la nuova Europa dal 27 maggio proteggerà le sue frontiere esterne o via terra come in Ungheria o via mare come in Italia, perché il problema non è ridistribuire gli immigrati già presenti ma evitare che ne arrivino altre migliaia. Per quanto riguarda i rimpatri degli immigrati clandestini già presenti, anche su questo la posizione è comune, di una battaglia comune nella nuova Europa per rivedere tutti gli accordi commerciali e finanziari con i paesi extraeuropei che non agevolano il rimpatrio dei loro connazionali. Altra posizione comune è quella di identificare dei luoghi di transito e identificazione al di fuori delle frontiere europee, su questo c'è la massima collaborazione, così come sulla vigilanza di alcune iniziative europee da Sofia a Frontex, perché siano la protezione della sicurezza del continente e non il contrario. Ringraziamo il governo inglese per il contributo economico che c'è stato in Libia e diciamo che se più paesi europei rispetto all'Italia e all'Ungheria avessero un approccio così serio e rigoroso al traffico di esseri umani, avremo molti meno reati e molti meno problemi nel nostro köszönöm. 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 Köszönöm.